Una pedalata in bici, una corona d'alloro ed un confronto tra istituzioni e mondo dell'associazionismo impegnato nell'ambito della legalità. In questo modo Alcamo ha intenzione domani, mercoledì 19 luglio, di ricordare il sacrificio del magistrato Paolo Borsellino nel giorno del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui perse la vita il giudice e la sua scorta per mano mafiosa. Si parte alle 18 da Piazza Ciullo, dove è previsto il concentramento di chiunque voglia partecipare con la propria bicicletta per spostarsi in Piazza Falcone Borsellino. Qui, mezz'ora dopo, è prevista la deposizione di una corona d'alloro e l'esecuzione del silenzio da parte del premiato complesso bandistico Città di Alcamo. Subito dopo, sul palco allestito nella stessa piazza, ci sarà un dibattito a cui parteciperanno le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, la chiesa con l'arciprete Aldo Giordano ed anche il mondo dell'associazionismo. Ci sarà l'associazione Antiracket, Libera di Don Ciotti e Salviamo il Monte Bonifato. A contorno anche momenti musicali a cura dell'associazione Musiche con il maestro Valentina Lacolla. Sarà soprattutto occasione per confrontarsi sulla recente sentenza della Corte d'Appello di Catania, che celebrava il processo di revisione delle condanne, alcune delle quali all'ergastolo, emesse a Caltanissetta a carico di 9 persone coinvolte ingiustamente nell'attentato al giudice Paolo Borsellino. Tutti sono stati assolti dall'accusa di strage. Il processo di revisione è stato chiesto inizialmente dalla Procura Generale di Caltanissetta ed è stato celebrato a Catania, come prevede la legge. A consentire il nuovo giudizio sono state le rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza. Dopo le dichiarazioni di Spatuzza, che ha scritto la storia della fase esecutiva della strage, smentendo le menzogne raccontate da pentiti come Vincenzo Scarantino, per 9 persone ingiustamente condannate a vario titolo per l'eccidio, tra cui lo stesso Scarantino, è stata chiesta la revisione del processo. Per quelle che erano detenute è stata anche sospesa l'esecuzione della pena, che era oramai definitiva. Resta per chi ne rispondeva la condanna per mafia, già abbondantemente scontata da quasi tutti. Sarà ora la Corte d'Appello di Caltanissetta a dover rideterminare la pena, passaggio fondamentale per quantificare i risarcimenti dei danni che chi è stato condannato ingiustamente chiederà. Sentenza che quindi conferma solamente come la strage di D'Amelio resti ancora oggi uno dei tanti buchi neri sulla verità delle stragi in Sicilia.